Noi studenti del Liceo Classico di Rio Nero avremo il piacere di presentare i vari momenti significativi che in questa serata faranno rivivere il mondo classico e mostreranno le varie iniziative culturali del nostro Liceo Classico. Ringraziamo vivamente la dirigente scolastica, dottoressa Antonella Ruggeri, per la sensibilità culturale e l'attenzione alle istanze di noi giovani. Ringraziamo il sindaco di Rio Nero e i componenti del Consiglio Comunale qui presenti. Un ringraziamento va anche alla direttrice amministrativa Maria Gelleni, sempre solerte e disponibile, al nostro tecnico Rocco Di Pietro per il valido contributo e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione. Ringraziamo anche il professor Enzo Pianoforte del Liceo Artistico di Rio Nero, che ha realizzato questo sfondo significativo, traducendo un'idea della professoressa Masiello, con l'immagine imperante dell'antica dea greca Atena, dea della sapienza, che tende la sua mano verso il mondo, perché noi siamo fermamente convinti che un cittadino del mondo globale deve guardare al futuro con la coscienza del passato. Certo, il Liceo Classico di Rio Nero vanta un'antica tradizione storica. Il ginnasio viene istituito come scuola comunale autorizzata nel 1947-48 ed è aggregato alla scuola media Granata, come si evince dal testo La scuola dei poveri di Ugo Rosati, edizione Osanna, Venosa, pagina 30, e dal manifesto riportato a firma del preside Enzo Cervellino. Il ginnasio superiore statale nasce nel 1967, mentre il primo liceo statale risale al 1969. Dopo questo sguardo ad un passato esemplare, torniamo alla nostra attuale notte nazionale del Liceo Classico, il cui grande successo del 2016, determinato dalla massiccia adesione di oltre 230 licei classici del territorio nazionale, ha fatto sì che si ripetesse l'esperienza, con l'intento di porre in evidenza la missione sociale e civile del Liceo Classico, imperniata sui pilastri della cultura, della storia e del pensiero del mondo classico. Un'occasione, dunque, per rendere il Liceo Classico protagonista del dialogo e promuoverne l'importanza nella società di oggi. Un'occasione pensata come opportunità per riflettere insieme sulla valenza formativa degli studi classici. Iniziamo subito con una rapida proiezione dei 367 licei classici aderenti all'iniziativa nazionale, perché quest'anno ben 367 licei classici di tutta Italia hanno aperto le loro porte e si sono fatti promotori di variegati eventi culturali realizzati da studenti e professori. Ma qual è lo scopo? Lo scopo è avvalorare l'idea che nei licei classici si alimentano intelligenze vivaci, creative, fondamentali per il futuro della nostra nazione. Crediamo in quel sogno, mille anni e un secondo. Sì, vieni. Sì, questo la conosci da Donato. È tutto qui, ma non c'è niente. Un libro dura in eterno, o dura per un istante, ma se è così non c'è più tempo. Prendi in mano quel coraggio che non ha.
abbiamo perso. Ricordo, se non mi viene un lapsus. Voci alte e fioche, nessun di manzanelle faceva niente molto. Questo è presente in quell'aura senza tempo finta, come la rena quando il turbo spira. E io. Avete dunque colto come 367 licei classici sono stati e sono protagonisti, seppur in serate diverse per le avverse condizioni climatiche, di un evento culturale all'insegna della classicità. A questo punto invitiamo il sindaco, la dirigente scolastica e il presidente del consiglio d'istituto a salire sul palco per rivolgere il loro saluto alla collettività qui convenuta. Grazie. Introduzione, la parola innanzitutto la darei al primo cittadino di Rionero, al nostro sindaco Gino Di Toro. Grazie. Buonasera a tutti innanzitutto, io porto il saluto dell'intera amministrazione comunale, amministrazione che sostiene ed è convinta con forza della bontà di questo evento. Noi siamo convinti che la Notte Bianca, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare le famiglie, i cittadini e le nuove generazioni della bontà della cultura umanistica e della cultura classica, abbia e avrà effetti positivi sul nostro futuro. Sapete che questa sera l'evento inizia con un po' di inizia in ritardo rispetto all'evento nazionale ed è dovuto a colpa alla neve, praticamente neve che ha creato a voi un po' di disagi, ma li ha creati anche a noi. Io sono qui, vi chiedo anche scusa per colpa delle buche che trovate, lo dico in anticipo perché so che chi è venuto qui avrà avuto un po' di difficoltà, difficoltà che abbiamo avuto come amministrazione e che noi lunedì dovremmo iniziare a chiudere le buche, però l'argomento di questa sera non è questo, è tutt'altro, sono i nostri ragazzi. Io devo ringraziare, devo complimentarmi con la scuola, con i docenti, con il dirigente scolastico, a cui devo un ringraziamento particolare non solo per questa sera, ma per l'aiuto e la collaborazione che ha dato al nostro comune, che ha avuto difficoltà, come sapete, non per questo evento, ma per altri motivi per la scuola, e se abbiamo superato quelle difficoltà è anche grazie all'aiuto di Antonella Ruggeri. Ritornando all'evento di questa sera, io sono contento sia come amministratore, ma sono contento anche come cittadino, essendo io un ex studente del liceo classico, anche se poi ho seguito un'altra strada, ho seguito più, diciamo, un indirizzo scientifico, però come sapete ci sta una percentuale, hanno fatto degli studi in Italia, gli studenti del liceo classico hanno fatto questo tipo di indagini, hanno visto che tra gli studenti che hanno frequentato le superiori la percentuale degli studenti che non si sono lamentati e che vorrebbero ritornare, se fosse possibile, indietro, sono quelli del liceo classico. Io sono, ripeto, pur non essendo uno particolarmente amante della cultura umanistica, sono uno di quelli che non si lamenta e che rifarebbe volentieri il liceo classico. Questo l'ho anche cercato di trasmettere ai miei figli, con uno ci sono riuscito, con uno no, però va bene così, sono contento di questo.
Concludo complimentandomi nuovamente con i docenti e con i ragazzi. Sono convinto che stasera ci sarà uno spettacolo meraviglioso e ringrazio tutti. Ovviamente ringrazio anche Rachele qui a fianco a me, che so che ha lavorato molto per l'iniziativa. Grazie. Bene, siamo arrivati finalmente a questo momento così atteso, che ha richiesto tanta fatica a docenti e alunni, soprattutto in un momento dell'anno particolarmente gravoso per i ragazzi, perché siamo quasi a fine, siamo alle battute finali per la chiusura del quadrimestre, quindi i ragazzi hanno dovuto conciliare studio e prove generali per questo spettacolo che di qui a poco sarà messo in scena. Siamo arrivati alla terza edizione della Notte Nazionale dei Licei Classici, che si è celebrata, come diceva appunto il sindaco, il 13 gennaio a livello nazionale, ma molte scuole purtroppo hanno dovuto abbandonare quella data convenzionale stabilita per le cattive condizioni climatiche e le avversità climatiche che si sono registrate in quelle giornate. È un momento molto importante, è un momento molto importante per l'istituto che ho l'onore di dirigere e di rappresentare questa sera, è un momento molto importante per il liceo classico, che ha tratto ispirazione per questa notte nazionale dei licei classici un po' per quelle avversità mediatiche che nell'ultimo periodo si sono scatenate sul liceo classico e anche da quel processo fatto al liceo classico dove è dovuto intervenire Umberto Eco proprio a difesa degli studi classici, di quanto sono importanti e di quanto sono pregnanti nello sviluppo delle conoscenze, delle competenze e della persona. Il liceo classico ha subito negli anni passati, dicevo, delle avversità mediatiche che hanno portato un vento negativo sulla bontà di questa scuola, ma appunto parlavo di avversità e spesso sono quelle incursioni che non fanno altro che danneggiare. Il liceo classico è una scuola che da sempre ha formato generazioni di professionisti e classi dirigenti, dando ai ragazzi quegli strumenti necessari per affrontare ogni tipo di studio. Questa tipologia di indirizzo si spende ancora molto molto bene in quella che è la nostra società ormai fluida, protesa verso ogni tipo di cambiamento, perché gli studi classici riescono a accompagnare e anche a dare ai ragazzi quell'elasticità mentale che consente di poter entrare in ogni tipo di percorso scolastico. Mi piace prendere a prestito un pensiero di Tucidide che dice: l'investimento è un possesso per sempre. Quando si parla di investimento sicuramente non siamo in un campo economico finanziario, ma parliamo di investimento nel sapere, e gli studi classici sono proprio questo, un investimento nel sapere di cui tanto la nostra società ha bisogno per poter affrontare e fronteggiare tutte quelle che sono i momenti critici che la società attuale pone di fronte ai nostri ragazzi. Non è vero che il liceo classico, come spesso si sente dire, in momenti non convenzionali scoraggia i ragazzi allo studio, li fa studiare tanto, e questo, insomma, su questo non possiamo, ma tutte le scuole, se fatte seriamente, portano i ragazzi a uno studio rigoroso, meticoloso. La differenza sta solo nell'indirizzo di studio e nelle materie che lo vanno a caratterizzare. Ma mi chiedo e vi chiedo, ma ha senso uno studio senza sacrificio? Lo studio da sempre è stato un momento che ha richiesto sacrificio, dispendio di energia a tutti noi, ma un dispendio di energia, ritornando all'investimento, che ritornerà nel futuro in termini di sapere, di conoscenze e di competenze. E questa sera avremo modo ancora più di apprezzare quanto sia importante il percorso classico nella vita di ciascuno di noi.
e i ragazzi avranno modo di apprezzarlo, di riscontrarlo anche nel futuro dei loro studi, quando anche in argomenti tecnici e linguaggi tecnici ritroveranno le loro troveranno nel linguaggio classico le radici e soprattutto l'aiuto nell'interpretazione e nell'etimologia di molte parole. Io ringrazio il sindaco, il presidente del consiglio d'istituto che ci sostiene in tutto il percorso scolastico, che richiede grossi sforzi e richiede tante energie, ma la rappresentanza della dottoressa Verrastro, rappresentanza che porta avanti la voce di tutti i genitori della nostra scuola con gli altri componenti, ci dà sostegno e sostanza in tutto quello che ogni giorno andiamo facendo. Il momento che la scuola vive, non la scuola rionerese ma la scuola nazionale, è un momento di crisi profonda. Oserei dire forse anche di crisi di contenuti, è una parola grossa, e di crisi strutturale. Dobbiamo ridare senso e soprattutto specificità al ruolo della scuola nei giorni d'oggi. Non è vero che la scuola deve rivedere il suo modo di fare formazione. La scuola ha sempre dato dei contenuti forti, d'altronde noi qui presenti veniamo da una scuola tradizionale, ma non siamo tanto scontenti di quello che la scuola ha saputo darci e di cui ne conserviamo ancora vivo ricordo. Bene, io vorrei ringraziare i docenti, il personale ATA, poi i ringraziamenti meticolosi li farò e soprattutto quelli puntuali saranno fatti alla fine, e soprattutto ai docenti che va il mio ringraziamento, perché ogni giorno, ogni momento del loro lavoro è improntato soprattutto alla valorizzazione delle diverse individualità presenti nella scuola. Essere docente oggi, vi garantisco, non è cosa semplice. Ogni giorno i docenti devono confrontarsi con una miriade di problemi che vengono dettati dai ragazzi, che vengono dettati dai genitori. Ognuno di loro porta tra i banchi della scuola problematiche di ordine familiari, personali, di tipo diversi. E questi docenti hanno saputo leggere e sanno leggere continuamente quelle che sono le problematiche legate a ciascun ragazzo e soprattutto quel problema farlo diventare una risorsa e anche l'errore diventare un inciampo, per parlare alla Popper, l'inciampo da cui trarre ispirazione e valorizzazione per i nostri ragazzi. Lo sforzo compiuto è stato tanto, lavoro gratuito da parte dei docenti, fatto al di là senza limiti di spazio e tempo, ma credono tanto in quello che ogni giorno pongono in campo e vogliono bene soprattutto ai nostri ragazzi, perché la scuola non si misura soltanto in sistemi di misurazione numerica, sono in voti, ma la scuola è fatta di voti, ma è fatta di emozioni, è fatta di affetti ed è fatta di persone. È in nome di queste persone che ogni giorno combattiamo e poniamo in campo tutte le nostre energie per far sì che i nostri ragazzi diventino delle persone capaci di fronteggiare il domani. E allora dobbiamo dare un'arma importante invisibile, dico sempre ai miei alunni, amo chiamarli così, i miei, non in senso di possesso ma in senso di affetto, un'arma importante invisibile che è l'arma della cultura, che riuscirà ad abbattere muri e a sconfiggere popoli di prepotenti. Ringraziando il sindaco per l'elogio che mi ha fatto nel dare collaborazione, ma credo di non aver fatto niente di più rispetto a quello che ogni cittadino di una comunità dovrebbe fare. Il senso civico dovrebbe appartenere a ciascuno di noi e la nostra comunità nasce e cresce attraverso il contributo disinteressato che ognuno di noi ogni giorno deve porre in campo. Grazie a voi per le occasioni che ci date e grazie a tutti voi. Grazie preside, buonasera a tutti. È inutile che vi dica che sono felicissima di essere con voi stasera.
Ho avuto la fortuna di partecipare anche alla scorsa edizione in rappresentanza dei genitori di questa bellissima comunità scolastica, la scorsa edizione della Notte del Liceo Classico, e ne serbo ancora un ricordo pieno di emozione. Come dimenticare il vostro entusiasmo palpitante? Mi rivolgo a tutte le componenti della comunità scolastica, perché veramente c'è stato uno sforzo sinergico, un grande affiatamento, la volontà forte che si è tradotta in maniera esemplare nella possibilità di lasciare un segno chiaro, netto, del tratto identitario di una scelta fatta da questi giovani quando hanno deciso di intraprendere questo tipo di studi. Grandissimo quello che si percepiva, oltre all'energia, un grande orgoglio di appartenere a questa comunità scolastica, che è una comunità scolastica che lavora bene, funziona bene, investe molto sulla passione dei ragazzi, sulla possibilità che per loro la scuola sia un momento privilegiato di ricerca, e questo ovviamente mi consente immediatamente di fare adesso per allora il plauso per quello che è stato fatto, un plauso in particolare alla dirigente Ruggeri, che dirige questa comunità con grande amore, con grande disponibilità, con grande umanità, grande intelligenza. Un abbraccio fortissimo a tutti i docenti, oltre che a tutti i ragazzi e al personale che ha lavorato, perché hanno lavorato veramente in maniera alacre. E siccome sono particolarmente ansiosa, come penso tutti quanti voi, di prendere a piene mani dalla cornucopia, e non lo dico a caso, di questa serata, anche dell'appuntamento di questa serata, rubo un istante per condividere una riflessione un po' sulla scorta di quello che diceva la preside poc'anzi, una riflessione suscitata dal dibattito appunto che specialmente negli ultimi anni si è sviluppato attorno all'importanza degli studi classici. Ultimamente questo dibattito si è arricchito anche in rete di contributi autorevoli, importanti. Più in generale, ovviamente, non si parla solo di questo, ma diciamo che c'è una particolare attenzione anche sul rapporto tra questo tipo di studi e di lavoro, e sulla possibilità che questi studi realmente contribuiscano alla formazione di una coscienza critica. E osservando ovviamente le varie voci di questo dibattito, una cosa che viene subito da notare è che c'è una sorta di sudditanza psicologica, nel senso che quando si parla di questi studi, la difesa di questi studi da parte degli umanisti inevitabilmente, come dire, deve prendersi la briga di transitare per gli uomini di scienza, cioè deve far dire a per in qualche modo affermarne i criteri di difesa, deve far dire che il latino serve più di ogni altra esperienza scolastica ad approcciare il metodo logico induttivo che serve per la ricerca. Insomma, alla fine quello che ne viene fuori è che non riusciamo, mi metto dalla parte degli umanisti, a sottrarci a questa tentazione di allestire una difesa che però finisce inevitabilmente con costruire e con l'attribuire un ruolo ancillare agli studi umanistici rispetto a quelli classici, perché è come se quelli, gli studi umanistici, gli studi classici, servono soprattutto per, assolvono una grande funzione per, preparano per. Come pure altra questione è che quando si parla di questi studi non si sa per quale ragione, più che andare a interrogarsi sulle ragioni profonde, che sono quelle a cui accennava la preside prima, ci si debba inevitabilmente fare una domanda sulla loro utilità. È proprio una questione, come dire, difensiva. A che cosa servono? Che cosa posso avere immediatamente in cambio? Che cosa mi consentono di consumare? Come posso crescere? Come mi posso misurare con le regole del mondo attraverso questi studi? E naturalmente mi viene da dire che forse dovremmo avere il coraggio di sottrarci un po' a questo atteggiamento, sia difensivo, sia diciamo di sudditanza psicologica rispetto alla scienza, ed invece poter affermare
che in realtà questi studi non hanno probabilmente una finalità estrinseca. Dovremmo poter dire per questi studi quello che Aristotele voleva come ideale per la vita, che cioè essi non perseguono altro obiettivo se non la perfezione dello studio, se non la gioia, la soddisfazione, la felicità che questi studi consentono di costruire. Quindi lo studio, ed in particolare lo studio di queste discipline, siccome ci mette in contatto continuo con l'atto del pensare, ci consente di essere felici. È certo che arrivare dallo studio alla felicità, il percorso è laborioso, è duro, richiede pazienza, richiede sacrificio, e anche qui la parola sacrificio, con il suo, come dire, evocare la parola sacro, ci fa immediatamente capire il collegamento tra lo studio e la possibilità che noi abbiamo di coltivare, di far crescere, di affinare la nostra facoltà di introspezione, un abito profondamente contemplativo della mente che ci avvicina alla nostra matrice originaria. È questo che ci può rendere felici più di ogni altra cosa. L'avere questa possibilità di rimanere in contatto con noi stessi, con il nostro spirito, con quello che siamo e con la nostra origine, ci consente di crescere e ci consente, diciamo, di consolarci rispetto a quel senso struggente di dover passare. Perché anche facendo ricorso al nostro non omnis moriar, in realtà non è che ci può proprio sempre del tutto consolare l'idea di un tempo che, come dire, ci sopravanza di gran lunga la nostra modesta esistenza, e neanche ci può consolare il fatto che forse noi saremo ricordati ed amati per le nostre opere, per quello che lasceremo, un segno piccolo o grande, per la nostra eredità morale e materiale. No, in realtà l'unica vera ragione, l'unico vero motivo che ci può consolare dall'angoscia del dover finire è la speranza, però direi la speranza ineffabile, di poter alla fine partecipare della perfezione. E come facciamo? Se avremo alimentato il nostro spirito, e lo studio delle materie umanistiche vi contribuisce enormemente, alla fine del tempo ci sarà indubbiamente una parte di noi che non sarà travolta dal tempo, che sfuggirà al tempo. Dice Rilke, nella seconda delle sue elegie duinesi, che soltanto gli angeli sono perfetti, perché questi hanno possibilità di riattingere continuamente da se stessi la bellezza, la perfezione, la luce. In realtà noi, dice Rilke, siamo aria che passa, aria che si cambia, non ci vale né amore né bellezza, tutto svanisce di noi. Tutto tranne quello che avremo saputo con cura, con pazienza, con sacrificio coltivare, e che alla fine del tempo, svaporando, intercetterà gli esseri angelici e andrà a far parte della loro perfezione. Per questo forse dobbiamo studiare. Grazie. Diamo inizio alla nostra manifestazione presentando le interviste a Cicerone, Seneca, Dante, Gramsci, Galimberti e Gherardo Colombo sul tema Otium et Negotium, ossia impegno e disimpegno, che vedranno protagonisti gli studenti di terza A che con la professoressa Masiello hanno scelto passi emblematici e di profondo spessore culturale, perché la tematica proposta è ancora viva ed attuale. Faranno da cornice le leggiadre studentesse di seconda, coordinate dalla professoressa Mortella, mentre i costumi ed i dettagli tecnici sono stati curati dalla professoressa D'Angelo. Il termine otium è polisemico, ossia dei diversi significati, e può esprimere uno stato di tranquillità in cui coltivare gli studi letterari, ma può anche colorarsi di connotazioni negative per indicare l'inattività e l'inoperosità. Ben diversa invece è la connotazione del sostantivo negotium, da nec otium, che rimanda alla sfera semantica del lavoro,
degli affari e dell'attività politica, quindi per esempio il negozium che è proprio del nostro attuale sindaco qui presente. Possiamo dare inizio allo spaccato. In questo excursum il primo intervistato è Cicerone, che nel 45 avanti Cristo, emarginato completamente dalla scena politica, nel suo ozium forzato si dedica alla composizione delle opere filosofiche. Dovete sapere che Cicerone è il soprannome attribuito al primo membro illustre della famiglia, il quale sembrava avesse sulla punta del naso un'escrescenza carnosa, aperta nel centro, proprio come un cece, da cui sarebbe derivato il soprannome. Il termine latino cicer significa infatti cece. Quando gli amici consigliarono a Cicerone di non accettare quell'appellativo ridicolo, egli rispose che avrebbe dimostrato che il nome Cicerone poteva valere più di quello degli Scauri o dei Catuli. Eccellente oratore, lei condanna gli studiosi appartati come gli epicurei, i quali considerano l'ozium uno splendido isolamento? Per lei l'ozium deve concretizzarsi in attività letteraria? E la cultura deve avere come fine il miglioramento dell'umanità? At mi quidem explicande filosofie, causa matulit casus gravis civitatis, cum in armis civilibus, nec tueri meo morere in publicam, nec nil agere poteram, nec quid potius, quod quidem me dignum esset agerem reperiebam. L'occasione di dedicarmi alla divulgazione della filosofia mi venne in verità da un doloroso evento della patria, poiché nella guerra civile fra Cesare e Pompeo io non potevo dedicarmi alla vita politica, non rientrava nelle mie prerogative, non mi era permesso, ma d'altra parte non riuscivo a starmene senza far nulla, né tantomeno trovavo un'occupazione che fosse degna di me. E per questo i miei concittadini mi perdoneranno, o chissà, in un giorno lontano addirittura mi saranno grati, poiché mentre Roma, il mio Stato, il nostro Stato, era nelle mani di un solo uomo, di un solo ed unico individuo, io non riuscii a lasciarmi abbattere, non riuscii a lasciarmi logorare dal rimorso e dal rancore, né tantomeno arrivai ad odiare tanto l'uomo ed il suo tempo. Ne feci come molti altri del mio tempo fecero, e cioè adularono a tal punto le fortune e le sorti degli altri al punto da odiare la propria. Perché questo ho imparato io dalla filosofia e da Platone, che gli stati, sì, quasi per un beffardo scherzo della storia, sono soggetti a mutamenti ciclici, per i quali oggi sono governati da un gruppo più nutrito e folto di cittadini, domani da un gruppo di pochi oligarchi, domani l'altro magari da un solo despota, da un solo tiranno, ma in tutto questo è l'uomo che rimane. Ed essendo tutto ciò accaduto nel mio stato, nella Roma del primo secolo avanti Cristo, io cercavo di essere utile ai miei concittadini in qualunque modo mi fosse possibile, se anche non riuscivo ad essere d'aiuto a me stesso. Il mio pensiero va a Seneca, perché anch'egli, nel corso della sua esistenza, non cessò mai di riflettere sul significato dell'impegno e del disimpegno. E in un passo del De Tranquillitate Animi affronta il tema dell'impegno. Stimatissimo Seneca, lei considera importante l'impegno attivo. Dopo il suo ritiro forzato dalla vita politica nel 62 d.C., lei ha rivalutato l'ozium come attività intellettuale ed è stato d'aiuto agli altri con il suo messaggio? Se la sorte prevarrà e precluderà al civis romanus la possibilità di agire, l'uomo sapiente non si dia subito alla fuga, cercando un nascondiglio, come se esistesse qualche luogo in cui la sorte non possa raggiungerlo, ma trovi qualcosa in cui essere utile alla comunità. Egli ha perso gli incarichi di cittadino, eserciti quelli di uomo.
Non è mai inutile, infatti, l'opera di un bravo cittadino. Se ascoltato, egli giova con lo sguardo, con il cenno, con la silenziosa fermezza, addirittura con l'incedere, funge da sprone per gli altri. Numquam inutilis est opera civis boni. Auditus visusque vultu, nutu, obstinazione tacita, incessuque ipso prodest. Ora, tra le tenebre, scorgo due sommi poeti. Certo, son Dante e Virgilio. Nel canto terzo dell'Inferno, o sommo Dante, presenti gli ignavi, coloro che vissero un'esistenza oscura, che vissero senza infamia e senza lode. Ricordate a tutti i presenti quel famoso canto. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, e suon di manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, che avea d'error la testa cinta, maestro, che è quel chiodo, e che gente che par nel duol si vinta? Questo misero modo, tengon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo, mischiate su uno a quel cattivo coro degli angeli, che non furono ribelli, né fur fedele a Dio, ma per sé furo. Caccian li ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li ricive, ch'alcuna gloria iri avrebbe ardelli. Maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte? Dicerolti molto breve, questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E io, che riguardai, vidi un'insegna che girando correva tanto ratta, che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente, che n'avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto,
vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà del gran rifiuto. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi e stimolati molto da mosconi e vespe che erano ivi. Perch'io, maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parersi pronte. Le cose ti fiar conte quando noi fermeremo i nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor, con gli occhi vergognosi e bassi, infino al fiume del parlar mi trassi. Vedo avanzar un uomo occhialuto, che procede pensoso, ma è Antonio Gramsci. Lei, da uomo politico e pensatore, nel febbraio del 1917 ha espresso il suo parere in merito agli indifferenti. Lo espliciti a tutti noi. Odio gli indifferenti. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. Indifferenza è abulia, parassitismo, vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti, è la palude che cinge ogni vecchia città. L'indifferenza opera potentemente nella storia, il male che si abbatte su tutti è spesso dovuto all'assenteismo di molti, la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia fare, lascia aggruppare nodi che soltanto la spada potrà tagliare, lascia promulgare leggi che soltanto la rivolta farà abrogare e lascia salire al potere uomini che soltanto un ammutinamento potrà rovesciare. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano scenamente, ma nessuno pochi si domandano: e se avessi anch'io fatto il mio dovere? Se avessi cercato di far prevalere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti e mi dà noia il loro piagnisteo. Domando conto del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e pone loro quotidianamente, di ciò che ha fatto, ma specialmente di ciò che non ha fatto. Sono partigiano, vivo. Ogni cosa che accade non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Vedo procedere anche Umberto Galimberti. Sì, è proprio lui, il noto sociologo e filosofo contemporaneo. Buonasera, dottor Galimberti. Lei, nel suo libro L'ospite inquietante, in che termini esprime il parere riguardo al nichilismo e alla questione dei giovani? Che cos'è il nichilismo? Tutti i valori non hanno più valore e quindi non ci sono più riferimenti. Nietzsche dice: non c'è più un alto e un basso, una destra e una sinistra, ogni cosa si avvolge su se stessa in un'assenza assoluta di orizzonte e di orientamento. Credo che quest'ospite inquietante sia entrato davvero nella psicologia dei nostri giovani, nella configurazione tipica del nostro tempo, che è quella di un'assenza di futuro. Quelli della mia età stavano bene, perché il futuro era una promessa. La stessa cosa non la possiamo più dire per i giovani di oggi. Per essi il futuro non è una promessa, ma è una minaccia, una sorta di inquietudine, per cui si raccolgono nell'assoluto presente, al limite dell'esuberanza e dell'espansività, e li caratterizza il frastuono della musica, della divagazione, del divertissement. Quest'ospite inquietante, il nichilismo, che è entrato nella psicologia dei nostri giovani e che comporta la svalutazione di tutti i valori, per cui non ci sono più alcun riferimenti, oggi è diventato una realtà. Intervistiamo infine una figura chiave nella lotta al crimine organizzato, protagonista dell'inchiesta Mani Pulite, l'ex giudice Gherardo Colombo. Lei, che è stato anche ospite presso la nostra scuola svariati anni fa, crede che tutti i cittadini debbano agire attivamente per soddisfare il bene della collettività? Dunque, è necessario che tutti i cittadini agiscano per compiere la democrazia, perché la stessa possa attuarsi, ma se la stragrande maggioranza di loro, o addirittura tutti loro, si astiene volontariamente, deliberatamente dal partecipare alla vita politica, dalla vita sociale del proprio
del proprio stato, del contesto in cui si esercita la propria personalità, beh, allora la democrazia si trasformerebbe in un'oligarchia, si trasformerebbe in una tirannia, perché di fatto governerebbero soltanto quei pochi di loro o quell'unico fra loro che rimane attivo nel processo politico. E dunque nella democrazia le regole prevedono la possibilità che ciascuno contribuisca all'indirizzo della vita propria e di quella di tutta la collettività, e questa possibilità va sfruttata, perché se questa opportunità che viene data al cittadino non viene sfruttata, e cioè se manca l'impegno, la partecipazione, la democrazia svanisce. E non possiamo poi lamentarci del fatto che non abbiamo democrazia, perché la democrazia la creiamo noi stessi e siamo noi stessi talvolta a distruggerla. Noi vogliamo consegnare un forte messaggio ai giovani, i quali alle volte smarriscono il significato prezioso della vita, che non può essere affidata all'irrazionale, al casuale, alla non scelta. La vita deve tradursi sempre nell'impegno, nella partecipazione attiva e nella realizzazione positiva della propria esistenza e di quella della collettività. Ci complimentiamo per la felice rappresentazione con gli studenti di terza A, nei panni di Cicerone e Gherardo Colombo, Salvatore Romano. Maddalena Vodola nella duplice veste di Seneca e Gramsci. Dante e Virgilio interpretati da Giuseppe Ficarazzi e Lorenzo Pietragallo. Laura Laus nei panni di Umberto Galimberti. Ed infine i due moderni intervistatori Giada Marino e Angelo Simone. Ci complimentiamo con la professoressa Masiello che con gli studenti ha scelto la forma moderna dell'intervista per dare voce ad autori antichi e contemporanei. Le leggiadre ballerine di seconda sono e sono state seguite con cura dalla professoressa Mortella. La costumistica e le acconciature sono state curate dalla professoressa D'Angelo. Ora vi diletterete con la presentazione di tre favole di Esopo da parte degli studenti di prima A, seconda A e seconda B, coordinati dalla professoressa Foti in collaborazione con la professoressa Talucci, mentre il folklore celtico e le movenze coreografiche sono state curate dalla professoressa Mortella. Esopo, autore greco del VI secolo a.C., è considerato l'iniziatore della favola come forma letteraria scritta. Ancora oggi le sue favole sono estremamente popolari e proverbiali. In ogni favola l'autore mette in scena i pregi e soprattutto i difetti degli esseri umani attraverso gli animali. Gli exempla di Esopo sono magistrali nella loro brevitas e riflettono situazioni della vita reale con un fine educativo. La cicala e la formica è sicuramente una delle favole più conosciute di Esopo, che ha visto nel corso dei secoli diversi riadattamenti. Il più celebre è quello di Jean de La Fontaine, autore francese del XVII secolo. La fatica e il lavoro della formica sono contrapposti alla vita oziosa e infruttuosa della cicala. Buonasera, adesso vi racconto una bella favola, la cicala e la formica. In una calda estate, un'allegra cicala cantava sul ramo di un albero, mentre sotto di lei una lunga fila di formiche faticava per trasportare chicchi di grano, ed ecco a voi le cicale. Thank you.
Fra una pausa e l'altra del canto, la cicala si rivolge alle formiche. Ma perché lavorate tanto? Venite qui all'ombra a ripararvi dal sole. Potremmo cantare insieme. Ma le formiche, instancabili, senza fermarsi, continuavano il loro lavoro. Non possiamo. Dobbiamo preparare le provviste per l'inverno. Quando verrà il freddo e la neve coprirà la terra, non troveremo più niente da mangiare e solo se avremo le dispense piene potremo sopravvivere. Ma l'estate è ancora lunga e c'è tempo per fare provviste prima che arrivi l'inverno. Io preferisco cantare. Con questo sole e questo caldo è impossibile lavorare. Per tutta l'estate la cicala continua a cantare e invece le formiche a lavorare. Ma i giorni passavano veloci, poi le settimane e i mesi. Arrivò l'autunno e gli alberi cominciarono a perdere le foglie e la cicala scese dall'albero ormai spoglio. Anche l'erba diventava sempre più gialla e rada. Una mattina la cicala si svegliò tutta infreddolita, mentre i campi erano coperti dalla prima brina. Il gelo brucia il verde delle ultime foglie. Era arrivato l'inverno. La cicala cominciò a vagare cibandosi di qualche gambo rinsecchito che spuntava ancora dal terreno duro e gelato. Venne la neve e la cicala non trovò più niente da mangiare. Affamata e tremante di freddo, pensava con rimpianto e al caldo e ai canti dell'estate. Una sera vide una lucina lontana e si avvicinò affondando nella neve. Aprite, aprite per favore, sto morendo di fame, datemi qualcosa da mangiare. La finestra si aprì e la formica si affacciò. Chi è che bussa? Sono io, la cicala. Ho fame, freddo e sono senza casa. La cicala, ah, mi ricordo di te. Di attito teros usunegesca e sutrofen? Cosa hai fatto durante l'estate mentre noi faticavamo per prepararci all'inverno? Ucche scolazon, alledon musicos. Io cantavo e riempivo del mio canto cielo e terra. Hai cantato? Replicò la formica. Adesso balla. O mutos, deloi, oti udeitina amelein, en panti pragmati. In a me liupete kai kindiuneuse. La favola mostra che, in qualsiasi faccenda, chi vuole evitare dolori e rischi non deve essere negligente. Ed ecco a voi il balletto delle formiche. We will rock you. Sing it. We will.
Dalla favola La volpe e la maschera emerge il concetto di vanitas, della vanità della bellezza e delle cose effimere. Di questa favola sarà rappresentata una versione riadattata in latino. La conoscete questa favola? La volpe e la maschera tragica. Ora ve la racconto. Personam tragicam forte vulpes viderat, quam postquam uc illuc semel atque iterum verterat. Una volpe, casualmente, aveva visto una maschera tragica e dopo averla girata qui e lì una e due volte, oh, quanta species! Inquit. Cerebrum non habet. Oh, quanta bellezza! Affermò. Però non è il cervello. Hoc illis dictum est, quibus honorem et gloriam fortuna tribuit, sensum comune abstulit. Ciò venne detto per quelli a cui la fortuna attribuì onore e gloria. Però, rimosse il comune ingegno. Per finire, la favola dell'avaro, ripresa poi nel XVII secolo da Molière, evidenzia l'inutilità di una vita condotta all'insegna dell'eccessiva parsimonia al fine di accumulare ricchezze materiali. Quindi mi raccomando, voi mariti, accontentate le vostre mogli. Ora vi racconto la favola dell'avaro. Un avaro, avendo monetizzato tutto il proprio patrimonio e avendo fatto un lingotto d'oro, lo seppellì in un luogo. Seppellisco tutti i miei beni, tutti i miei averi racchiusi qui, in un lingotto, insieme alla mia anima e alla mia mente. E ogni giorno andava lì e lo guardava. Oh, ma com'è bello il mio tesoro! Oh, scalonesti e mon crusur! Ma uno degli operai, tenendolo d'occhio e comprendendo l'accaduto, dopo aver disseppellito il lingotto, lo portò via. Appena l'avaro andrà via, prenderò il lingotto, così diventerò ricco. Il giorno seguente, l'avaro vide che il lingotto era stato sottratto. Ed iniziò a lamentarsi e a strapparsi i capelli. Prova. Maledizione! Il mio lingotto, tutti i miei averi sono stati portati via! Ed io ora non posso più vivere senza di loro. E un tale, avendolo visto disperarsi così ed avendogli chiesto il motivo, disse... Non disperare così, buon uomo. Infatti, neppure quando avevi l'oro lo avevi. Orbene, dopo aver preso un sasso al posto dell'oro, mettilo lì e fai conto che ci sia l'oro. O mutos deloi, o tiuden ectesis, e an me e cresis prose. Il racconto dimostra che nulla è possesso se non si aggiunge l'utilizzo. E ora il ballo delle contadine.
Un plauso meritato va a questi ragazzi che presentiamo. Wanda, Caterina, Federica, Gloria, Margherita, Rosa, Francesca, Angelica, Gloriana, Rosita, Anastasia, Isabella, Noemi, Anna Giulia. Un plauso alla docente Foti per la scelta del genere letterario della favola, che ha sempre affascinato grandi e piccini in tutti i tempi. Alla professoressa Talucci per il suo significativo apporto e alla professoressa Mortella per le splendide coreografie. In piedi. Diamo inizio ad un processo sui generis per condannare o assolvere il liceo classico. I pro, ossia i difensori, con la loro requisitoria chiedono l'assoluzione del liceo classico. I contra, invece, sostengono una arringa volta a demolirlo. L'imputato, il liceo classico, chiede il risarcimento danni perché è stato svilito e vituperato. Io, in qualità di giudice, dopo aver ascoltato con estrema attenzione la pars construens e la pars destruens, al termine emetterò la mia sentenza definitiva. Do la parola alle parti. Il liceo classico nacque nel 1859 con la legge Casati. Era l'unico indirizzo liceale che permetteva l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria, tra cui lettere e giurisprudenza, precluse agli altri indirizzi fino al 1969. Ma un tempo il liceo classico godeva di fama. Invece oggi stiamo assistendo ad un vero e proprio tramonto del suo passato prestigio, perché gli studi humanitatis sono considerati obsoleti e non rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro. Secondo il parere di molti, ormai, il latino e il greco sono lingue morte. Ma i molti che tu menzioni ignorano il fatto che il latino e il greco sono degli evergreen, nonché le radici della civiltà moderna. Ad esempio, chi avrebbe mai visto la cupola del Brunelleschi se non ci fosse stato il Pantheon? Sarebbe mai esistita la democrazia senza il modello di Atene? E ancora, cosa ne sarebbe del diritto senza Roma? Prendiamone atto, siamo tutti debitori nei confronti della cultura classica. Già il latino Orazio, nel primo secolo avanti Cristo, riconosceva l'apporto fondamentale della cultura greca nei confronti di quella latina. Per quale motivo noi non dovremmo? Grecia capta, ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Lazio. La Grecia, catturata militarmente, conquistò culturalmente il feroce vincitore e portò le arti nel Lazio campagnolo. Obiezione, vostro onore. Obiezione respinta. Il classicista, durante il suo percorso di studi, comprende che lo scopo del suo viaggio non è una mera proiezione nel mondo lavorativo, ma l'acquisizione di una sensibilità tale da fargli cogliere l'essenza del bello e non fermarsi alle apparenze, ma sviscerare il significato celato dietro ogni aspetto del reale. Ciò non implica che il classicista non sia in grado di inserirsi nella dimensione lavorativa, anzi, grazie alle competenze acquisite, alle capacità di analisi, di adattamento, di ragionamento, di intuizione, riesce ad eccellere in qualsiasi ambito se animato da passione e dedizione. Certo, basti pensare a Fabiola Gianotti che, pur avendo conseguito la maturità classica, decise di intraprendere la facoltà di fisica subnucleare per poi diventare direttrice del CERN di Ginevra. Non sono d'accordo. Solo 6 studenti su 100 decidono di avviarsi agli studi classici.
dando inizio alla parabola discendente di questo indirizzo. Oh, povero me, svilito e vilipeso. Eppure, nel corso del tempo, ho formato il fiorfiore dei professionisti. Ma è davvero possibile che lo splendore del liceo classico sia offuscato dal semplice calo delle iscrizioni dovuto ad una società sempre più attratta dal pragmatismo? Intelligenti, pauca. Noscete ipsum, conosci te stesso. Questo è il più grande insegnamento desunto dalla filosofia socratica ed è alla base della cultura del liceo classico. Inoltre, secondo alcune ricerche, studenti del liceo classico sono tra i più attivi all'interno della società moderna, secondo l'insegnamento di Appio Claudio Cico, quisque sue fortune faber est, ciascuno artefice del proprio destino. Ben afferma Umberto Eco, il liceo classico è l'anima dell'Italia migliore. No, no! Secondo il mio punto di vista, il liceo classico è un percorso di studi che non mira ad un'utilità pratica e dunque adesso si associa la colpa del degrado del paese, l'inconcludenza dei politici e la poca competitività delle aziende. Non è giusto. Silenzio in aula. A mio avviso, tutti i mali nascono dal percorso di studi classici, considerati la fucina dell'elite e degli intellettuali. Cosa dici? Tutti contro il liceo classico, ma il greco incanta il mondo. Infatti le tragedie classiche incantano il pubblico ed il greco antico conosce una nuova giovinezza perché le sfumature del greco sviluppano l'agilità mentale ed insegnano a conoscere meglio l'italiano, cogliendone le diverse sfaccettature. Ecco, adesso mi rallegro e mi compiaccio perché è stato riconosciuto il giusto merito ad un'istituzione prestigiosa per eccellenza. Il liceo classico. Infatti, Gardini scrive che chi esce dal liceo classico sa parlare, sa scrivere, sa pensare, ma soprattutto sa interpretare, mettere in rapporto, relativizzare, confrontare, distinguere, riconoscere il duraturo e l'effimero, dare un nome a fatti diversi, capire la libertà, la bellezza, la varietà e la concordia. Dissento. Secondo l'ufficio studio e statistica del MIUR, solo il 6% degli alunni nell'anno scolastico 2016-2017 si è iscritto a un liceo classico. Il reale problema sta in effetti nel perenne fuggire dei giovani dai problemi della realtà, eludendo difficoltà che inevitabilmente dovranno affrontare nel corso della vita. Il liceo classico è un'arma, una potente arma, aiuta a conoscere se stessi, aiuta a diventare uomini migliori e a conoscere il mondo. Obiezione, vostro onore, tutto ciò è davvero inammissibile. Respinta. Non sono in linea con quanto detto. È preferibile frequentare istituti tecnici professionali che rilasciano diplomi immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, data la crisi economica e la tecnologia imperante. Ma si sa che la tecnologia, senza l'adeguato apporto delle conoscenze storiche e letterarie, è destinata ad avere vita breve. Infatti, lo studio del greco e del latino apre la mente, insegna a ragionare, permette di acquisire quella forma mentis analitica capace di affrontare con consapevole spirito critico le sfide della società. I valori classici continuano ad avere una forte rilevanza, riscoperti anche alla luce della modernità. L'emancipazione femminile che si rispecchia nel personaggio di Antigone, che fa valere i suoi diritti davanti a una legge ingiusta, emanata dal sovrano Creonte. L'ospitalità, sacra ai greci, è presente nella tragedia di Eschilo, supplici, dovrebbe essere un valore attuale, presente nell'ambito dell'immigrazione e dell'asilo politico odierno. Noi, componenti della giuria, ci ritiriamo per deliberare.
Tutti in piedi. Io, in qualità di giudice, dopo aver ascoltato le testimonianze di entrambe le parti e udito il parere dei giurati, assolvo il liceo classico, perché l'uomo si nutre di cultura e la cultura fa l'uomo. Ben afferma Aristotele, gli uomini colti sono superiori agli incolti nella stessa misura in cui vivi sono superiori ai morti. Noi, uomini di oggi, nei confronti della civiltà classica, siamo dei nani sulle spalle dei giganti. Dichiaro chiusa l'istruttoria dibattimentale. La cultura classica è un possesso per l'eternità. Ctema essa ei. Io ho rivestito il ruolo di giudice, ma sono anche colui che presenta a voi vari spaccati culturali. Ora presento me stesso, sono Pier Giuseppe Minore. Ma un plauso va anche ai miei compagni, tra i contra... Carmen. Simone. Stefano. Katia. Laura. Incoronata. Giovanni. Tra i pro... Michele. Sabrina. Francesco. Rosita. Cristiana. Francesca. Anna Carol. Luigi. I giurati. Michele. Alicia. Michele. Alessia. Chiara. Nicolo. Francesco. E poi infine l'imputato, il liceo classico. Annalisa. Un plauso va anche alla professoressa Masiello, alla quale durante una prova abbiamo osato indirizzare uno scherzo, da lei definito atroce, perché abbiamo condannato il liceo classico, facendola sobbalzare e sussultare. Era solo uno scherzo, professoressa Masiello. Lo dichiariamo in pubblico coram populo, perché noi crediamo fermamente nella valenza formativa del liceo classico. E ve lo assicuro, non c'è ironia nelle mie parole. Ed ora però, in attesa del prossimo spaccato in inglese, vi intratteniamo piacevolmente con una danza greca eseguita da Eleonora Cervone. Dopo questa piacevole parentesi coreografica di Eleonora Cervone, presentiamo un altro spaccato. Questa sera non poteva di certo mancare il teatro in lingua inglese, incentrato sul tema Satana e le sue tentazioni, con scene da opere di Marlowe, John Milton, Oscar Wilde, a cura del professor Mollica. Mentre Dorian Gray, protagonista del celeberrimo romanzo di Wilde, ci invita a riflettere sulla fugacità della giovinezza e dei piaceri della vita, John Milton ci offre poi una visione quasi mistica della cacciata di Satana e degli angeli dal paradiso. Il Dr. Faustus di Christopher Marlowe vende la propria anima al diavolo chiedendo in cambio tutta la conoscenza possibile. Tuttavia, nell'ultima ora della sua vita, se ne pente amaramente.
beauty is a form of genius. It makes princes of those who have it. You have only a few years in which to live really, perfectly and fully. When your youth goes, your beauty will go with it, and you will suddenly discover that there are no triumphs left for you. Time is jealous of you. Realize your youth while you have it. Live, live the wonderful life that is in you. Be always searching for new sensations. Be afraid of nothing. Youth, youth, there is absolutely nothing in the world but youth. How sad it is. How sad it is. I shall grow old and horrible and dreadful, and it will never be older than this particular day of June. If only it were the other way. If only it were I who was to be always young and the picture was to grow old. For that, yes, for that, I would give everything. There is absolutely nothing in the whole world I would not give. I would give my soul for that. The space that measures day and night to mortal man, he, with his hoary crew, lay vanquished, rolling in the fiery gulf, confounded though immortal, but his doom reserved him to more wrath. For now, the thought but of lost happiness and lasting pain torments him. Round he throws his baleful eyes, that witness huge affliction and dismay, mixed with obdurate pride and steadfast hate. At once, as far as angels can, he views the dismal situation waste and wide, a dungeon horrible, all on sides round. Yet from those flames, no light, but rather darkness, served only to discover sides of woe, regions of sorrow. Such place eternal justice had prepared for those rebellious. Is this the region, the soil, the clime, this the seat that we must change for heaven, this mournful gloom for that celestial light? Be it so, farthest from him is best, whom reason has equaled, but force had made him supreme above his equals. Far all happy fields, where joy forever dwells. Hail horrors, hail infernal world! And thou, profoundest hell, receive thy new possessor, one who brings a mind not to be changed by place or time. A mind can make a heaven of hell a hell of heaven. And what matter where, if I be still the same? Here at least we shall be free. Here we may reign secure. And in my choice to reign's worth ambition, though in hell, better to reign in hell than serve in heaven. Thank you.
Faustus, now with thou but one bare hour to live, and then thou must be damned perpetually. Oh, stand still, you ever-moving spheres of heaven, that time may cease and midnight never come. Fair nature's eye, rise, rise again, and make perpetual day, that Faustus may repent and save his soul. Oh, lente, lente, currite nocti sequi. Oh, slowly, slowly, run, horses of the night. The stars move still, time runs, the clock will strike, the devil will come and Faustus must be damned. Oh, I leap up to you, my God, who pulls me down. Oh, see, see, where Christ's blood streams in the firmament, one drop would save me, half a drop. Oh, my Christ, rend not my heart for naming of my Christ. Yet will I call on him. Oh, spare me, Lucifer. Where is it now? This gun. And see where God stretched out his arms and bends his artful brows. Oh, mountains and hills, come, come and fall on me and hide me from the heavy wrath of God. No, no, it will not harbor me. Half an hour is past, 'twill be past anon. Oh, my God, if thou wilt not have mercy on my soul, yet for Christ's sake, whose blood had ransomed me, impose amend to my incessant pain. Or let Faustus live in hell 1,000 years, 100,000, and at last be saved. Oh, no, no end is limited to damned souls. Why wert thou not a creature wanting soul? Why is this immortal that thou hast? Oh, Pythagoras' metempsychosis, were that true, the soul should fly from me, and I be changed unto some brutish beast, and all beasts are happy, for when they die, their souls are soon dissolved in elements, but mine must live still to be plugged in hell. Cursed be the parents that engendered me. No, Faustus, curse thyself, curse Lucifer, that they deprive thee of the joys of heaven. Oh. Oh, it strikes, now, buddy, turn to air, or Lucifer will bear thee quickly to hell. Oh, my soul, be changed to little water drops and fall into the ocean, never be found. Oh, my God, look not so fierce on me. Adders and serpents, let me breathe a while. Ugly hell, gape not, come not, Lucifer. I'll burn my books, oh, Mephistopheles. È sempre ricco di fascino il teatro in lingua inglese, curato dal professor Mollica e presentato da Angela Lizzi nel ruolo di Dorian Gray, da Luigi Archetti nel ruolo di Satana e Salvatore Romano nelle vesti di Dottor Faustus. Un applauso meritato va a tutti loro. Torna al 1100 in Europa, per opera dei clerici vagantes, ossia membri del clero che non avevano l'obbligo di rimanere in una diocesi, fiorisce il filone della poesia goliardica, che tratta temi allegri e scanzonati, ma non mancano riflessioni serie e profonde ed una conoscenza della letteratura classica. La raccolta più famosa è quella di Carmina Burana del secolo XIII, tra i quali un testo famoso è In taberna quando sumus, presentato questa sera in lingua latina da tre studenti di terza A. Prova.
in taverna quando sumus non curamus, qui zitumus ed aludum properamus, qui semper in sudamus, qui dagatur in taverna, ubi nullus est pincerna, hoc est opus ut queratur, sic piloquor odiatur. Quidam ludum, quidam vivunt, quidam indiscrete vivunt, sed in ludo qui morantur, exis quidam denudantur, quidam ibi vestiuntur, quidam sacinduntur, ibi nullus dimet mortem, se proba commitum sortem. Primo pronumata vini, ex ac bibunt libertini, semel bibum pro captivis, post ec bibum ter pro vivis, quader pro christianis cuntis, quinquies pro fidelibus defuntis, sexes pro sororibus banis, septies pro militibus silvanis, octies pro fratibus perversis, novies pro monachis dispersis, decies pro navigantibus, undeces pro discordantibus, dodeces pro penitentibus, tredeces pro iter agentibus. Tam pro papa, quam pro rege, bibut omnes sine lege, bibitera, bibiterus, bibit milles, bibit clerus, bibitis, bibitilla, bibit servus cum ancilla, bibit velox, bibit piger, bibit albus, bibit niger, bibit constas, bibit vagus, bibit rudis, bibit magus, bibit pauper et agrotus, bibit exul et ignotus, bibit puer, bibit canus, bibit presul et decanus, bibit sorro, bibit frater, bibit tanus, bibit mater, bibitista, bibitille, bibum centum, bibum mille. Parus escente num madre, duram cum immoderate, bibunt omnes sine meta, quam vis bibant mente leta, sic nos rodunt omnes gentes, et sic erimus e gentes, qui nos rodunt confudantur, et cum justis non scribantur. Clerici vagantes, 1200. Buonasera. Beh, è stato davvero piacevole questo momento canoro. Grazie. Gradevole soprattutto perché i ragazzi hanno cantato in latino, latine canere. Nelle strofe finali dell'inno il verbo latino bibit, in anafora, ha creato un ritmo incalzante, frenetico e gioioso. Complimenti ai latinisti. Giuseppe Ficarazzi. Donato Di Lorenzo. Lorenzo Pietragalla. Grazie. Il prossimo spaccato dal titolo Sui Generis, www.pulcrituto.it, è un inno alla bellezza ed è arricchito da quadri plastici di Bernini, Raffaello, Canova, che hanno sempre esercitato un grande fascino nella cultura di tutti i tempi. Interpreti sono gli studenti di Quinta A, Seconda B e Seconda A, coordinati dalle docenti Masiello, D'Angelo e Mortella. La bellezza si va, sentendosi lodare, benignamente ed umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare. La bellezza tanto gentile e tanto onesta pare, ma gli occhi della globalizzazione non l'ardiscon di guardare, e intender non la può, in quanto non la prova. Ogni identità artistica e culturale è svilita dalla globalizzazione. Una sola moda, una sola economia, un unico coacervo di conoscenze e di idee, di stili di vita. In questo contesto, quindi, non è di certo riproponibile la religio ariostesca dell'armonia in forma collettive, che può però rappresentare per ogni singolo individuo un'alternativa esistenziale, equivalente nel modus oraziano dell'ecus animus. Oggi possiamo parlare di grande bellezza, in maniera però antifrastica, usata quindi per rivelare la grande bruttezza che c'è nel mondo, che cita anche Daniela Broggi nel testo La memoria e lo sperpero. Tutto è inserito in un grande catino dove bellezza e meschinità, bene e male, si confondono l'uno nell'altro. La concezione degli antichi greci della calogagatia, citata anche da Giovanni Paolo II in una lettera agli artisti del 1999, è del tutto tramontata.
perdendo il suo valore di verità nel rapporto indissolubile tra bellezza e bontà. Cos'è però la bellezza? In che cosa consiste? La fonte più grande di pulcritudo è l'Ars, testimoniata dai numerosi capolavori della nostra arte passata, come ad esempio l'Apollo e Daphne di Gian Lorenzo Bernini, che ora rappresentiamo a voi sulla scena. Daphne, ti prego, fermati. Non ti seguo come nemico, ma per amore. Oh, ma è infelice. Tu, impulsiva, non sai chi fuggi. Mio padre è Giove. Per opera mia, i carmi si accordano con la cetra. La medicina fu inventata per opera mia. Nel mondo mi si chiama soccorritore, ma le erbe offrono aiuto agli altri e non a me. O terra, spalancati oppure distruggi con una metamorfosi la mia bella figura, che è causa della mia infelicità. Padre, dammi aiuto, cancella e trasforma il bel sembiante Apollo per cui piacqui tanto. Poiché non potrai essere mia coniuge, o Daphne, sarai il mio albero. La mia cetra, la mia faretra, a loro si orneranno di te. Tu incoronerai i generali lieti per la vittoria e avrai in eterno la gloria delle foglie sempreverdi. Apollo abbraccia la pianta come se fosse il corpo della ninfa e ne bacia i rami, ma l'albero sembra ribellarsi a quei baci. Ancora oggi il ricordo di Daphne si cinge il capo di coloro che compiono imprese memorabili con una corona di alloro. L'Italia è patria dell'arte e della bellezza, ed il Parnaso di Raffaello raffigura le muse, figlie di Zeus e Mnemosine, guidate da Apollo. Rappresentano l'ideale supremo dell'arte e l'eterna magnificenza del divino. A loro soltanto, al pari di Apollo, è riservato l'appellativo di olimpiche. Io sono Clio, colei che rende celebre, ossia la musa della storia. Io sono Euterpe, colei che rallegra, musa ispiratrice dei poeti lirici. Io Thalia, colei che è festiva e presiede alla commedia. Io sono Erato, colei che provoca desiderio, ossia la musa ispiratrice dei poeti d'amore.
Calliope, colei che ha una bella voce, musa della poesia epica. Io sono Tersicore, colei che si dilanta nella danza. Io Polimnia, colei che ha molti inni, musa del canto sacro. Io sono Urania, colei che è celeste, musa della geometria e dell'astronomia. Ed io Melpomene, colei che canta, musa della tragedia. L'arte è il signum della cultura. Allora perché si assiste al giorno d'oggi all'azione distruttrice dell'ISIS? I jihadisti hanno distrutto un antico tempio situato nel sito di Palmira. Un terribile atto di barbarie che cancella il valore dell'arte e della storia. Cosa c'è quindi più bello della storia? Cicerone diceva che la storia fosse magistra vitae, senza la quale i concetti di arte, di libertà e della stessa bellezza perderebbero la loro essenza e quindi il loro atto d'essere. Oggi bisogna salvare la bellezza dal mondo, scrive Stefano Zecchi nelle Promesse della Bellezza. Una strategia sicuramente efficace nel ridare senso al modus vivendi dell'uomo può consistere nell'educare al bello, per dare un significato alle miriadi di educazioni che si intrecciano nel sistema scuola. Parlando di scuola, l'educazione al bello dovrebbe trovare il suo primo humus nell'ambiente, in cui il benvenuto potrebbe essere plasticamente rappresentato, come ad esempio al Museo del Louvre, con la riproduzione della Nichelata di Samotracia. Io sono Nike, la giovane dea alata, adorata dai greci come personificazione della vittoria sportiva e bellica. Immortale mi ergo nel Louvre, con trasparenza e leggerezza ed il vibrante panneggio. In quanto simbolo di vittoria, sono stata scelta dallo studente di economia Phil Knight per costituire un importante marchio di scarpe sportive, l'attuale Nike. Quando oggi parliamo di bello, ci viene in mente un'antica parola greca, aistesis. Percezione, sensazione che ci suggerisce la storia culturale del nostro passato, con le sue splendide bellezze, dalla classicità al romanticismo. L'omologazione però sta spegnendo pian piano il fascino di queste epoche, come ad esempio ispirato opere scultoree, come Amore psiche del grande Canova. Oggi si è smarrito anche il valore della tolleranza, la tolleranza dei lumi, ossia l'accettazione della diversità, perché il mondo attuale,
non apprezza più il gusto della diversità, che pure anch'essa è forse soprattutto essa sinonimo di bellezza, perché tutto può avere agli occhi dei diversi una dimensione armonica, il lontano e il vicino, la destra e la sinistra, la contraddizione e la coerenza, l'amore e l'odio. Ci si chiede dunque se sia possibile ritornare ai fasti di un tempo. Se si pensa alla teoria di Eraclito, del Pantarei, tutto scorre, ciò risulterebbe impossibile, visto che non ci si può bagnare per due volte nelle acque dello stesso fiume. Tutto è soggetto al cambiamento, istante per istante, irrimediabilmente. L'unica speranza, quindi, risiede in quei pochi individui che rifiutano di essere un pezzo di questo puzzle mondiale, difendendo la propria originalità, la propria identità, ma soprattutto non facendosi corrompere dall'idola specus di cui aveva parlato il filosofo Bacone. Errori e pregiudizi profondamente radicati nella mente umana che derivano dall'ambiente e dall'educazione. I pochi individui che conservano il loro pensiero, vincendo l'influenza del mondo circostante, sono uomini e non persone maschere secondo l'etimologia latina. E anzi addirittura sono eroi, che vengono però isolati dal resto della società, proprio come gli eroi del tragediografo greco Sofocle. Essi soffrivano e morivano da soli sulla scena, conservando tuttavia la loro statura eroica e la loro dignità. Ebbene, questi individui sui generis rappresentano l'unica speranza affinché il mondo torni a splendere di tanti colori diversi, come un'unica, grande, meravigliosa coreografia. Un applauso a questi ragazzi. Il quadro vivente di Apollo e Daphne di Bernini è stato rappresentato dai ragazzi di seconda B. Francesco. Anastasia. Le nove muse d'Apollo dai ragazzi di quinta A. Alessandra. Carmen. Martina. Angela. Margherita. Gianfranco. Daphne. Simona. Diana. Maria Pia. La Nike di Samotracia. Federica. E infine Amore e Psiche da Ludovica. Angelo. Hanno poi sviscerato il discorso sulla bellezza, di cui sono stati anche autori, i ragazzi di quinta A. Annalisa. Antonio. Pier Giuseppe. E infine un applauso alle instancabili docenti Masiello, Mortella e D'Angelo. Dobbiamo fare l'inchino. Purtroppo è il momento dell'epilogo, concordato a livello nazionale. Il lamento di Nanae, del poeta greco Simonide, interpretato dagli studenti Armando Tirrico e Telesca, e curato dai docenti Lovaglio e Cordasco. La madre Danae e il suo figlioletto sono chiusi in un'arca, gettata in mare dal padre Acrisio, il quale ha appreso dall'oracolo di Delfi che sarebbe morto per mano di un nipotino.
Danae con accenti toccanti accarezza il figliuolo, augurandosi che cessi la tempesta che si sta abbattendo su di loro. Quando, nell'arca regale, l'impeto del vento e l'acqua agitata la trascinarono al largo, Danae, con sgomento, piangendo, distese amorosa le mani su Perseo e disse: Oh figlio, quale pena soffro, il tuo cuore non sa, e profondamente tu dormi, così raccolto in questa notte, senza luce di cielo, nel buio del legno serrato da chiodi di rame. E l'onda lunga dell'acqua che passa sul tuo capo non odi, né il rombo dell'aria. Nella rossa vestina di lana giaci, reclinato al sonno il tuo bel viso. Se tu sapessi ciò che è da temere, il tuo piccolo orecchio sveglieresti alla mia voce. Ma io prego, tu riposa, oh figlio, ed abbia quiete il mare, ed il male senza fine riposi. Un mutamento avvenga ad un tuo gesto, Zeus padre, e qualunque parola temeraria io urli, perdonami. La ragione mi abbandona. Tieni un attimo, tieni. Permesso, vai. Vai, tieni. Tenete. Devo rientrare. È primario. Il ballo del Sirtaki, ballo tipico greco, fa da trade union tra il passato e il presente nella gioia di una vita che vale la pena di essere vissuta pienamente, sempre. È un momento gioioso e festoso questo del ballo greco del Sirtaki, degli studenti del liceo, coordinati dalle professoresse D'Angelo Lamprese. Confidiamo nel vostro diretto coinvolgimento e ci auguriamo che la manifestazione sia stata di vostro gradimento ed affidiamo poi il saluto conclusivo alla dirigente scolastica. Quindi il momento conclusivo, come detto, sarà dato dalla presentazione del Sirtaki. Il tempo e la storia sono testimoni dei mutamenti che ci avvolgono e condizionano. Ciò che però non muta è l'idea di humanitas, che ci proviene dal mondo classico antico. Ed è quanto qui si vuole mettere in scena. L'uomo di ieri, nelle parole di Platone, dal mito della caverna che ci induce a guardare l'oltre, alla ricerca della verità che è in noi, è l'uomo di oggi, di Arthur Schopenhauer, il mondo come volontà e rappresentazione, che prima di venire qui, tra l'altro, stavamo anche studiando perché lunedì abbiamo l'interrogazione. E quindi ci incoraggiano a mettere in campo energie e risorse affinché il benessere diventi patrimonio legittimo dell'umanità. Vedo uomini costretti a tenere immobili le ami per tutta la vita. Se quei prigionieri potessero conversare tra di loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Per tali persone, insomma, la verità non è altro che le ombre degli oggetti artificiali. Esamina ora. Come pensi potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall'incoscienza? Ammetti che uno fosse costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e a levare lo sguardo alla luce, e che così facendo provasse dolore e il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere gli oggetti di cui prima ne vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe se gli dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio?
E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non fuggirebbe rivolgendosi verso gli oggetti di cui non può sostenere la vista e non li giudicherebbe più chiari di quelli che gli fossero mostrati. E prima, molto facilmente, osserverà le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli oggetti nei loro riflessi nelle acque e infine gli oggetti stessi. Alla fine credo che riuscirà a osservare e contemplare qual è veramente il sole e non la sua immagine riflessa sull'acqua o su un'altra superficie, ma il sole in sé stesso, nella regione che gli è propria. L'intelligenza. L'intelligenza produce la giustizia e quando si elevi ad un grado ancor superiore la vera bontà che si manifesta nell'amor puro e disinteressato verso gli altri. Noi mettiamo l'individuo estraneo e il suo destino allo stesso livello con l'io nostro e con il nostro destino. Oltre non si può andare, non essendoci alcuna ragione di preferire l'altro a noi stessi. Eppure, quando si tratta di una grande moltitudine di uomini, la cui vita o il cui benessere siano minacciati da gravi pericoli, può darsi che i loro affanni facciano passare in secondo o addirittura ultima linea ogni considerazione sul benessere proprio. Offrire in sacrificio il proprio bene e la propria vita al bene e alla vita della maggioranza, così muore chi corre liberamente per la salvezza dei suoi e della patria. Chi sopporta la morte e le torture affinché il benessere diventi patrimonio legittimo dell'umanità. Così morì Socrate, così Giordano Bruno, così tutti gli altri martiri ed eroi della verità.
contenti a essere qui con me e con i ragazzi. Tutti noi, il professor Mollica, gli altri docenti del liceo Clara, perché ho le luci di fronte, non riesco a vedervi tutti, quindi tutti i docenti qui presenti a essere qui con noi. La professoressa Foti, non riesco a individuarvi nel... Vi invito a salire tutti. È stata una serata esaltante, emozionante, densa di significato, di spessore, culturalmente ha volato molto alto. I vostri figli sono stati protagonisti, in questo momento mi rivolgo ai genitori che in alcuni momenti ci hanno fatto emozionare. Abbiamo assaporato il bello, abbiamo assaporato dei pasti classici, abbiamo assaporato anche un processo, abbiamo assaporato la cultura inglese con una dizione spedita e fluente come neanche in licei linguistici avanzati si riesce ad assaporare. Abbiamo assaporato la danza, la filosofia, che dire, una scuola che ha mostrato di sapersi muovere tra i saperi. Ma è doveroso a questo punto che io ringrazi i docenti, ma non per le sviolinate di rito o per quei ringraziamenti che vanno fatti perché di parata e di cerimonia, perché sentiti, perché vengono dal cuore. Mi sono emozionata, sono stata orgogliosa di voi, ma credo che la comunità lionerese, i genitori, in questo momento devono un ringraziamento sentito a questi docenti che questa sera sono con tutti noi, che sono con me in questa grossa famiglia scolastica, che ci hanno dato senso e soprattutto ci hanno dimostrato che la scuola agita è questa, non la scuola che altri teorici o persone che, permettetemi, di scuola ne capiscono poco o niente perché non l'hanno mai vissuta, ci vogliono raccontare. La scuola va vissuta, va agita e, ahimè, insomma, anche con i problemi che ci dà, la scuola è questa. Ringrazio la professoressa Foti che ha curato i ragazzi del biennio, la professoressa Allamprese, la professoressa Mortella, la professoressa Stefania Masiello, la professoressa Talucci, la professoressa Marilisa D'Angelo, il professor Mollica, non vedo il professor Cordasco, la new entry, la professoressa Lucia, la giovanissima professoressa Lucia Lovaglio. Il professor Cordasco non vedo. E ultimi, ma non perché ultimi, ma prima di passare ai ringraziamenti, quelli forti, che sono dovuti ai ragazzi, grazie alle famiglie, grazie agli ospiti, grazie all'amministrazione, alle colleghe che questa sera sono qui a onorarci con la loro presenza e ai genitori che ripongono ogni giorno fiducia nel nostro operato. Di questi tempi fidarsi ancora di noi è complicato. Grazie. Autorevoli, di spessore, di cultura sono i nostri docenti. E adesso andiamo a voi, ai ragazzi, che sono stati i veri protagonisti della serata. Si sono impegnati, hanno studiato e hanno dato dimostrazione di essere bravi attori, filosofi, giudici, avvocati, ballerini, artisti, critici d'arte. E con molta sobrietà, soprattutto
ho apprezzato di voi ragazzi la semplicità e la modestia con cui siete saliti sul palcoscenico e credo che a questo punto vi meritiate, ecco, scherzavamo prima, una bolla papale per lunedì, mettiamola così, di esonero dalle interrogazioni di lunedì. I docenti sono tutti qui e credo che i ragazzi ci hanno dato dimostrazione del lavoro fatto, perché il lavoro, ragazzi, non si misura soltanto con i compiti e con le interrogazioni, ma attraverso tanto altro. Noi docenti abbiamo possibilità di valutarvi in tanti, tanti altri modi e questa sera ci avete aiutato molti. Il sipario sta per calare, come si conviene quando la scena sta per scendere e sta per chiudersi. Il nodo alla gola ci prende perché un altro sipario è sceso, un altro momento si è chiuso, ma c'è la spinta, ragazzi, perché vogliamo con voi realizzarne tanti altri e aprire tanti altri sipari e vi auguro che i sipari della vostra vita siano sempre tanti, sempre alti, come vi ho visti briosi questa sera. Grazie a tutti. In questo momento il bacio che do a te lo do a tutti i ragazzi della mia scuola. Non è ancora finita perché abbiamo pensato anche ad un buffet. Quindi adesso facciamo una foto di gruppo, invito tutti i ragazzi, quelli che hanno partecipato, a salire e poi ci concediamo questo momento insieme. Ragazzi, salite tutti quanti. Chi ci fa una foto di gruppo? Ragazzi, mettetevi tutti seduti perché sennò non vi vedete, tutti avanti seduti. Ci piacerebbe prima di scendere fare una foto tutti assieme da postarla sul sito della scuola.